Cari cittadini, care cittadine, da qualche giorno c'è una domanda che ci tormenta, una domanda a cui parte sappiamo rispondere, ma in parte no. Cosa hanno da nascondere PD più L e PD meno L? Certo, in questi anni, Alemanno, Veltroni e Rutelli hanno governato Roma peggiorando ogni esigenza e la scarsa partecipazione alle urne ne è una prova tangibile. Alcuni scandali sono emersi grazie alla magistratura, vedi parentopoli varie e gli appalti di Finmeccanica, ma nel sottobosco della pubblica amministrazione devono celarsi ben altri segreti se, pur di avere la presidenza della Commissione Trasparenza, due membri storici del PDL come Quarzo e Cantiani hanno abbandonato il loro gruppo consigliare per passare al misto, senza darne spiegazioni credibili e, badate bene, senza una rilevante risonanza mediatica. Ma perché la Commissione Trasparenza è tanto importante? È presto detto. È il luogo dove si può controllare l'operato delle amministrazioni precedenti, dove vengono tutelate e garantite le prerogative del Consiglio attuale e dei suoi componenti, anche in relazione ai rapporti dell'Assemblea Capitolina con l'esecutivo. Quindi dove si verifica il rispetto degli indirizzi approvati dalla Giunta. E proprio per questo è nella norma che la Presidenza spetti alla minoranza. Sono i capogruppo insieme a indicare un nome. Apparentemente le forze politiche di minoranza sono 6, ma apparentemente però. Infatti 3 sono riconducibili alla destra di Alemanno e sono PDL, Fratelli d'Italia, Lista Civica per Alemanno. 3 fanno storia a sé, sono il Movimento 5 Stelle, la Lista Marchini, il Gruppo Misto. Quest'ultimo, fino all'altro ieri, era composto da un solo consigliere, Mino Di Noi, ma fino all'altro ieri appunto. Prontamente, infatti, Quarzo e Cantiani hanno abbandonato la loro casacca da PDL e indossata quella del gruppo misto, dove, grazie al rapporto di forza con Di Noi, 2-1, potranno sfiduciarlo e prendersi uno dei due il ruolo di capogruppo. È presto fatto, la situazione è ribaltata. 4 gruppi della presunta opposizione sono in mano alla destra e faranno il bello e il cattivo tempo in Commissione Trasparenza, con il potere di indicare uno dei loro alla presidenza. Abbiamo scritto presunta opposizione in quanto rimane molto difficile da definire tale se pensiamo all'alleanza PD-PDL del governo Monti e dell'attuale governo Letta. Alleanza che nella regione Lazio ha già premiato il Popolo delle Libertà con l'attribuzione della presidenza della Commissione Trasparenza al partito caduto proprio per problemi di trasparenza. A Roma invece le accuse fatte da Marino in campagna elettorale sulla gestione della limpidezza della giunta precedente ora non possono essere cancellate con un colpo di spugna. Pensare che una denuncia così forte contro Alemanno oggi si trasformi in una fiducia istituzionale tale da assegnare la presidenza della Commissione Trasparenza a uomini dell'area PDL ci riporta a un meccanismo di vecchia politica. Roma deve e vuole scrollarsi di dosso questo meccanismo. Il Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica che nella capitale può garantire un autentico controllo perché al di fuori di qualsiasi esecutivo di governo del nostro territorio, da quello statale ai 15 municipi. Chiediamo ai cittadini di comprendere quale importanza avrà questa commissione nei prossimi 5 anni e di seguirci in ogni iniziativa che andremo a proporre nel corso dei prossimi giorni per ottenere la presidenza di una delle commissioni più importanti, in modo da poterne condividere qualsiasi contenuto. Al sindaco e alla maggioranza, invece, dobbiamo ribadire per l'ennesima volta quanto debbano ancora dimostrare serietà istituzionale e come in questo caso agire per impedire che si approfitti delle norme che tutelino il reale dissenso dei consiglieri e che vengono in questo modo usate strumentalmente. Marino ha sempre detto che la trasparenza non è una cosa di destra o di sinistra. Adesso è il momento di passare dalle parole ai fatti. Del resto, se non hanno nulla da nascondere, perché non scegliere uno dei 4 consiglieri a 5 stelle? Grazie cittadini, alla prossima.